Sono Roberto e cominciamo subito dall'Ariete. Le discussioni fanno parte della vita, ma oggi sembra quasi che per voi siano gran fonte di divertimento. Potendo, evitate di essere troppo puntigliosi, perché in ogni cosa c'è un punto debole se lo si va a scovare con la lente d'ingrandimento. Toro, beati gli ultimi. Oggi vi sentirete un po' così, dimenticati da tutti. Ma non è vero, si tratta solo di una fastidiosa sensazione che potrebbe spingervi ad isolarvi troppo dal mondo. Gemelli, le situazioni non sono proprio come le vorreste voi e la cosa tende ad innervosirvi. Peccato, perché facendo così non vi rendete conto che invece potreste trovare nuovi stimoli da questi imprevisti inaspettati. Cancro, non buttate via il vostro tempo inseguendo situazioni impossibili da gestire. L'ideale sarebbe mollare una situazione sentimentale prima che faccia soffrire, ma voi niente. Leone, non state afferrando il senso di molte situazioni e così vi ostinate ad andare avanti con il paraocchi, perdendo l'opportunità di rimettere un po' di ordine all'interno della vostra vita. Per chi è in coppia urge un po' di ordine anche all'interno della vita privata. Vergine, se solo riusciste a vedere le cose con un pizzico in più di distacco, vi accorgereste che ve la state prendendo proprio per nulla. Infatti, una situazione che sembra avervi ferito oltre misura in realtà vi ha solo scalfito. Bilancia. Il troppo fuoco oggi potrebbe farvi del male, lasciandovi scottati, soprattutto sotto il profilo dei sentimenti. Non cercate di far funzionare a tutti i costi un rapporto che non va come dovrebbe. Scorpione. Oggi lasciate un po' da parte le vostre intemperanze caratteriali. Infatti le stelle richiedono morbidezza e disponibilità se volete portare a casa un risultato degno di nota. Anche nei sentimenti, seppellite l'ascia di guerra. Sagittario, se aveste il coraggio di dire le cose che sentite veramente nel cuore, oggi ci sarebbero ottime possibilità di riallacciare un bel rapporto affettivo che da tempo sembra essersi irrimediabilmente incrinato. Capricorno, non avete motivi per non essere soddisfatti di voi stessi. Ovunque vi giriate ottenete complimenti e riconoscimenti, però voi non vi accontentate mai, puntando sempre al massimo. Acquario, ancora discussioni e malumori in ambito professionale. Lasciate perdere, perché tanto così non arriverete a capo di nulla. Sarebbe più intelligente da parte vostra a vivere in modo rilassato, facendovi scivolare le cose addosso. Pesci, anche l'occhio vuole la sua parte, così oggi avrete voglia di cose belle e di farvi qualche regalo un po' alla moda. Perciò occhio a non esagerare se non volete dare un forte colpo alla vostra carta di credito.